Benvenuti, amici telespettatori, ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Quest'oggi siamo a Civitanova del Sannio in occasione della tradizionale. Coppa, una manifestazione eh, che vede protagonista la carne e patate eh, cotte in uno scrigno, in uno scrigno molto antico, realizzato in misure extra large, proprio per le tantissime persone che da oltre otto anni vengono qui proprio per degustare questo piatto tipico eh, della tradizione di Civitanova del Sagno. La manifestazione è organizzata dall'associazione Civitanovesi nel mondo Onlus eh, è giunta in questa edizione 2015, per cui venite con noi in questa puntata di viaggio. In in Molise a conoscere da vicino anche i protagonisti, ma soprattutto i preparativi di questa manifestazione. dell'edizione 2015 della Coppa Civitanova del Sannio e allora chiediamo un po' alle laboriose signore che da questa mattina sono all'opera allora vediamo un po', sono un po' timide in realtà oggi Stefania, eccoti qua, buongiorno buongiorno allora, eh, prego, a favore di, di telecamera Stefania, la nostra Rossella e naturalmente tutto il team che i nostri telespettatori possono vedere eh, come sta andando questa preparazione? Sta, sta andando bene, siamo adesso al, al pomodoro. Alle mm, 17 hanno provveduto ad iniziare a fare um, la cottura della, della, della carne con le patate e niente, stiamo andando avanti. Ecco, da che ora siete qui? Uh, noi siamo state prima da un'altra parte per fare le scorpelle di Civitanova e poi siamo venute qui e penso che le mh, signore da stamattina alle nove hanno provveduto a uh, sbucciare, a lavare e a condire le patate. Ecco, allora chiederemo allora la parte relativa alla coppa, voi siete invece alla sezione del pomodoro perché ci, ricordiamo che tra il menù uh, cos'altro è compreso? Allora c'è il corcio in terracotta con carne e patate cotte sotto la coppa, c'è il pomodoro tipico di Civitanova, eh, c'è la... Vi vedere, facciamo vedere un, un bel pomodoro eh, che appunto potrà essere gustato proprio questa sera. E questo qui. Questo è uno piccino. Infatti qualche giorno fa qui c'è stata anche una gara del, del pomodoro più grande di Civitanova. È un pomodoro autoctono, questo è proprio mh, tipico di questa zona, anzi proprio penso di questo, di questo paese. Ecco, quindi una porzione di carne e patate, il pomodoro tipico di Civitanova, cos'altro? Il bicchiere di vino. Okay. E... Non può mai mancare? No, assolutamente no, Civitanova no. E mh, la scorpella. Civitanovese. Che è tipica di questo posto? Allora noi ci ricordiamo perfettamente che l'anno scorso abbiamo chiesto eh, alla nostra amica Stefania la ricetta perché lei appunto e la sua collega insomma in qualche modo hanno provveduto a crearne quante intanto? Per oggi ne abbiamo fatte più di 500 io Rossella, la signora Maria e la signora Albina che è fuori in quattro. Ecco Quindi you porzioni numerose perché ci aspettiamo davvero eh, tanta gente così come l'anno scorso e magari anche di più. Allora, come dicevo, eh, l'anno scorso abbiamo provato a chiedere con la speranza che eh, ci davano appunto la ricetta perché devi sapere, cara Stefania, che i nostri telespettatori, eh, già che seguono le nostre puntate di viaggio in Molise, poi sono curiosi di mettere in pratica, quindi di riproporre, eh, come dire, la carne e le patate per i propri mariti, in questo caso anche le, le scorpelle. No? Allora, quest'anno sono certa che ci darà la ricetta. No la, ricetta, no. no, la ricetta della scorpella civitanovese verrà data alla centesima edizione, quindi lasceremo ai posteri questa, questo quest impegno. Oh, caspiterina, dovremo aspettare ancora molto. Come sta andando qui? Sì, sì, tutto a posto. Ma soprattutto vi divertite? Ci divertiamo, sì, ci divertiamo tutte quante. Questo è il, il clima, insomma, sì, no? sì. Qui che si respira a Civitanovese? Sì, sì, tutto a posto. Eh, per noi questa è diciamo che è la, la sagra del paese però è, è il momento quando, che tutti quanti ci ritroviamo, ci ritroviamo a lavorare tutti insieme e passiamo una giornata diversa, diversa dalle altre grazie, allora ti lasciamo sappiamo che anche tu grazie. sei un po' timida ma grazie davvero a tutte eh, le signore, e a tutti che si sono appunto prodigati per la riuscita di questa appunto edizione 2015 della Coppa nel mondo, Onlus in questa edizione 2015 della Coppa, signori, successo anche quest'anno nonostante insomma il tempo che faceva un po' zig zag e allora Michele, Michele Ricci, presidente dell'associazione Onlus, eh, bella soddisfazione, è stata una lotta continua ma il risultato è strepitoso. È stato un lungo parto quest'anno, quest è stata veramente sofferta, il tempo non è stato clemente per niente, però questo gruppo di amici ci ha stupito anche questa volta, abbiamo tenuto duro e alla fine il tempo è uscito alle nove e la gente, devo ringraziarla tantissimi perché eh, ci hanno aspettato con pazienza sotto la pioggia fino all'ultimo istante e poi alla fine sono stati premiati loro e siamo stati premiati noi. Esatto, hanno gioito con voi, con un Applauso fragoroso quando hai annunciato che era cotta <ride> e quindi davvero la soddisfazione è stata molta, li abbiamo sentiti ai tavoli, ma la soddisfazione eh, sarà probabilmente doppia per coloro che verranno domani sera. Certamente domani sera si replica, sabato sera quindi tanta gente ancora che potrà degustare questa nostra eh, specialità. La carne con le patate ha riscosso un grande successo questa sera nonostante appunto, abbiamo detto l'attesa, eh, un, un bel appuntamento ormai che è una tradizione in questa edizione 2015, quindi una bella riconferma per tutto il team che appunto dà l'appuntamento a domani ai nostri telespettatori. Non solo, ma eh, tanti altri appuntamenti in programma. Quali? Il 29 con la Notte Bianca, un nostro classico che oramai da anni stiamo portando avanti, e quindi oltre a domani sera, il 29, le festività di San Felice, insomma, insieme con, in collaborazione con la parrocchia. Ecco, ricordiamo anche qual è il programma: cosa eh, il, il nostro pubblico che verrà appunto a visitarvi qui a Civitanova il 29 troverà. Antonio preparava il 27 la giornata dello sport, 27 giusto? e Poi il 20, 28 Bibbi in piazza organizzato dal, dalla parrocchia, il 29 con la notte bianca, il 30 con il concerto di eh, bandistico fuori chi pirotecnici per concludere la festività di San Felice. Ecco, durante la notte bianca quale sarà il programma? E sarà un lungo percorso eh, dove eh, si svilupperà eh, gastronomia, cultura, arte, spazi di musica e tanto, tanto da vedere. Ecco, infine parlando di cultura e tradizione, parte di questo bel team, eh, davvero carico e appassionato, eh, tra pochissimi giorni volerà tra a Milano. Dici un po'. Mario, qui presente, è pronto, ha già fatto la valigia, ha preparato il mantello, i calzari, tutto il vestimento dell'indocciatore, anche gli spaghetti, si porterà probabilmente. E quindi andranno a questo spazio espositivo che è stato dato a disposizione di Expo per Civitanova il 24 di agosto e sicuramente porteranno alta la bandiera del Molise e della, di Civitanova. Bene, a questo punto eh, noi ringraziamo Michele e tutto lo staff, l'appuntamento è a domani con la seconda giornata della Coppa, questa carne squisita con le patate e naturalmente invitiamo i nostri telespettatori a seguirci in questa puntata di viaggio in Molise ma anche naturalmente nella giornata di domani. Grazie a tutti, il team di Civitanovesi nel mondo Onlus vi aspetta!